Tutti a tavola per rivivere degustandole le antiche tradizioni. È così che nell'entroterra riminese si mantengono vivi i ricordi, si ripercorre il passato proponendo a chi magari ne ha solo sentito parlare i piaceri del palato. Tutt'altro che un vezzo, ma una necessità che sembra trovare sempre più piede tra l'entusiasmo dei tanti residenti sulla costa. È nata da mio fratello che ha avuto, diciamo, uno sprazzo di fantasia, visto ha detto: noi tanto abbiamo questi mezzi agricoli, abbiamo la feriola, usiamo tutte queste cose ogni giorno nella nostra vita, perché non far vedere alla gente e non fare una serata proprio con tutti questi mezzi agricoli, no? I contadini, cioè è una cosa molto bella, ti riporta indietro nel tempo e magari fa vivere a molti bambini, ma anche a molti adulti, delle cose che non hanno mai vissuto nella loro vita. Quindi si riprende un po' il concetto, no? del fare le cose da sé con quello che ci dà la terra. Una serata agricola è proprio anche il servizio, non solo i prodotti, anche il servizio in cagnolo, lo facciamo. E portiamo i primi, i secondi, gli antipasti tutti con la cariola. Invece il vino, il nostro sangiovese, lo serviamo con la pompa da dare il ramato, il soppato. E niente, cerchiamo di essere più originali possibili, cerchiamo di mettere noi stessi dentro la nostra serata. Una serata come questa è proprio pura tradizione, perché riproponiamo tutti i piatti tipici della Romagna vivendo proprio l'allegria di quei tempi, quindi ritorniamo alle origini, ritorniamo al dialetto romagnolo, alla cariola, alla pompa a spalle, a tutti i mezzi agricoli di un tempo e soprattutto, ecco, a questo modo di vivere con semplicità e serenità che aveva la gente.